Ciao a tutti, benvenuti a questo unboxing di Icarus. Questo è un gioco, vado a leggere, un gioco di narrazione su come cadono le grandi civiltà. A me mi ha attirato subito. Fondamentalmente c'è da costruire una città, farla arrivare all'apice della sua grandezza e successo e poi vederla cadere. Perché? Vediamo cosa c'è dentro. Allora. All'interno c'è, cioè, innanzitutto partiamo subito con le introduzioni pubblicitarie, e queste le togliamo che ci interessano poco. C'è invece il regolamento, come vedete non è cicciotto quanto mi sarei aspettato da un gioco di ruolo normale, però effettivamente è farcito da altre cose. Andiamo con ordine. Intanto il regolamento all'interno è fatto in maniera molto approfondita, riesce secondo me, da una prima letta, a trattare tanti argomenti che servono poi per giocare senza essere eccessivamente verboso. E poi le illustrazioni a me personalmente piacciono un sacco, non so se vedete lo stile, anche per quanto piccolo, appena pagina mi conquista sempre. Ed è comunque sintetico, dritti al punto, c'è tutto quello che serve in poche pagine. Poi, dadi, tanti dadi, e voi direte, abbiamo tanti a casa già di dadi, ma non così. Allora, questi hanno facce bianche, esattamente 4, e alle due estremità opposte dei capitelli. Questi vi serviranno per costruire la città, ma costruirla davvero, ecco, per esempio, l'ho già fatta cadere, costruirla davvero e poi raccontare come cade. E per farlo c'è anche un fogliettino con gli aspetti, aspect, ed è un blocchettino con tanti fogli tutti uguali. Poi c'è anche un mazzo di carte. Vediamo qua. Allora. Ah, queste sono motivazioni, quindi cosa devi fare fondamentalmente? Proteggere i leader, preservare la città, proteggere i cittadini, diventare ricco, oppure far cadere Icarus, bring down Icarus. E poi il retro di queste carte è differente, cambiano. Vedete, ci sono sia quelle con uno o più omini, ho visto da 1 a 3, e poi quelle con i capitelli. Quelle con i capitelli recitano fondamenti della città, quindi religione, comunicazione, diplomazia, energia, agricoltura, architettura. E qua invece quelli a giocatore sono, ecco, le rotture, le frazioni che ci sono, i problemi che possono andare a distruggere la facciata della civiltà stessa. Beh, poi per andare a vedere esattamente come si gioca, non ci resta che fare una partita, quindi questo è il gioco, spero che vi sia piaciuto anche solo come componente, a me è molto.